Siete pronti? Vai! Vediamolo! Vediamo! Allora, Zeta, Saiyan Saga. Ok. E roba del genere. O comunque sì. Freezer. Vediamo, quello. Vediamo. Ok, siamo quella. Ok. Genki Dama iniziale. Copyright Strike. Ta ta ta. Dai, che se forse la cantiamo non ci strikeano. La na na na. Ma è un remix per TikTok quasi. Questo, raga. Na 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 na. Oddio, okay. Che bella. Chi è? Quello free to play. Animazioni riciclate. Cosa succede? Ah, li sta teletrasportando. Ok, cantiamo anche questa. Karaoke, vamos. Questa non è live, ragazzi. Dai. Dai. Quanto cazzo state? Quanto casate? Ok, ok. Questo è l'extreme yell di Gen. E mo? Ok. Go, take a switch. Bro, sono forza. Forma base, forma base Legends Limited. Siamo salvi. Ma che belli, che belli. Davvero. Mio padre e mio figlio davvero. My gosh, cos'è? New ability indestructible. Cos'è? Cos'è? Quella roba. Cos'era, raga? Cos'è quella roba? Che ne già. Guardalo. Cos'è quella roba? Ah, lamentatevi che sono animazioni riciclate. Andate a piangere, mi raccomando. Quanto quanto sono belli. Ok, è indistruttibile, che vuol dire? Che vuol dire indistruttibile? Bellissimi. Ma che figa. Oh my gosh. Allora, partiamo con sta analisi kit. Vediamo un po'. Goku, colore blu, tag Saiyan Son Fem Team Bardock. Ci sta. Vabbè. Switch ability. Tag switchiamo in Bardock. Switchiamo il nostro elemento in verde. Recuperiamo i nostri HP del 10% e il Ki di 40. Applichiamo un attributo upgrade che accorcerà di 2 il nostro tempo di sostituzione non staccabile. Gli effetti si resettano con lo switch. Più 20% okay. Al danno inflitto per 20 timer count. Aumentiamo il card draw per un livello per 10 timer count e nient'altro. Si fa quando okay. Lo switch gauge è pieno. Z ability ha un livello medio più 2% per special move damage inflitto dal tag Saiyan e un 30% per Saiyan game original e Son Fem per strike attack and defense durante la battaglia. Strike blast armor. Applichiamo un meno 10% al ok, buchiamo del 10% al damage cut avversario sì, per 10 count quando lo utilizziamo, anzi quando colpiamo. Blaster, recuperiamo 5 di chi ha l'attivazione, buono anche questo. Carta blu, sono Massive Impact Damage, applichiamo i seguenti effetti noi stessi all'attivazione. Più 50% allo Special Move Damage inflitto per 3 count. Annulliamo K Anti-Endurance per 3 timer count. Blocchiamo le carte verdi avversarie quando colpiamo per 5 count. E abbiamo il Blast Armor. Carta okay. Verde. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi all'attivazione. Ci peschiamo una strike, recuperiamo il Ki di 50, più 15% al danno inflitto per 15 count, più 15% all'health restoration per 15 count, annulleremo i cover speciali bella, per 5 bella. Timer count bellino. E possiamo combarci qualsiasi cosa. Bellino. Era una di quelle bello. Fisiche quindi che ti prendono no, e ti lanciano questa, via? Dicono che è ad aria. Aia. Aia. Come ad aria? Dobbiamo vedere dopo il video. Aia. Dovrebbe essere ad aria, sì. Forte. Non vedi? No, in dovrebbe essere ad aria, vi spiego. Ma vi spiego perché? Perché non c'è il Blast Armor, ragazzi. Ah, giusto. E in più, se lo Unique Gauge è pieno, applichiamo i seguenti effetti all'attivazione. Bucheremo del 20% il damage cut avversario per 15 count. Cancelliamo attribute downgrade e abnormal condition. Direi che sì, senza Blast forte, Armor forte. Sì. Poi sì. Di solito l'anticover 5 count è sempre quando ad aria di solito sì. Invece 10 sente. Ci sta.
Ci sta, assolutamente. Sì, raga, sicuro. Unique ability numero 1, più 20% di stray damage inflitto contro il tag Lineage of Evil. Unfami. Non cancellabile. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando la battaglia inizia. Più 100% al danno inflitto, riduzione del danno del 70%, card draw speed aumentato di un livello. Quindi per 2 ogni volta che switchano di card draw speed. Sì. Porco 2. Sì. Meno 7 di costo per strike e blast, meno 10 di costo per special move, tutto non cancellabile. Mi piace. Gasa. I seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia. Carichiamo lo switch gauge del 40%, recuperiamo il ki di 20, più 60% al danno inflitto non cancellabile, si attiva una volta. Infliggiamo all'avversario meno 1 di card draw speed per 15 timer count. Dopodiché applichiamo i seguenti effetti in base al numero di volte che questo personaggio colpisce con una strike o una blast. Prima volta più 20% al danno inflitto per 20 count, seconda volta anti-cover per 5 count, terza volta in poi più 10% allo stray damage inflitto per 15 count. Il tutto si resetta chiaramente con switch del personaggio o tag switch. Quindi questi buff qua fanno snowball all'infinito. Sai, questa è perfetta quella verde, perché fai verde anti-cover, pesca la prima carta, ti la prima sicura... Tira la seconda, ci arriva avanti 5 di anticover e poi ti buffi tutto il crit e poi ti danno dritti. No, lui non bello. Si buffa il crit, Bardock mi sa che se lo buffa. Ah, beh, sì, Bardock. Lui lo strike attack, strike damage. Ti buff in generale. Sì. Dopodiché, i seguenti effetti si attivano quando entriamo in cover change. Più 15% al danno inflitto per 20 count, più 10% allo stray damage inflitto per 20 count. Infliggiamo all'avversario un meno 10% di strike e blast art power per 20 count e gli infliggiamo anche un meno 20% di special move ultimate e awaken art power, sempre per 20 count. Bello debuffoso. Per finire, ci peschiamo una special move quando il personaggio entra in battaglia via tag switch se abbiamo il gauge pieno per una volta soltanto. Unique numero 2. Abbiamo cover sulle strike compatibile con le special move. I seguenti effetti si attivano ricevendo un attacco che riduce i nostri HP a 0, ok, è la loro roba. È l'indistruttibilità. Cannot be defeat. Comunque dice qualsiasi cosa, ragazzi, quindi anche in chat prima dicevano magari con Rising Rush o con i pugnetti. No, tutto quanto, raga, quando riceviamo un attacco che ci manda a 0, qualsiasi cosa. Lui non può crepare se prima non passa per l'indistruttibilità, è questo. Esatto. Deve morire due volte. E questo non può essere cancellato e si applica fino a fine combo avversaria. Cancelliamo gli attribute downgrade e l'abnormal condition, annulliamo attribute downgrade e abnormal condition per 15 timer count, riduciamo il ki avversario di 50, distruggiamo a caso due carte avversarie, infliggiamo a tutti gli avversari un no switch per 5 timer count. Potente, raga, decisamente potente. Dopodiché, quando il tutto sarà finito, quindi quando eventualmente la combo sarà finita o l'attacco avversario, finirà il cannot be defeat, caricheremo il nostro unique gauge del 50%, recupereremo il 50% degli HP e annulleremo l'elemento a sfavore per i danni sostenuti per 15 timer count. Ottimo, raga, è la roba più forte che ci sia, probabilmente, tra Endurance, Revival... Sì, è. Sgravata. Più forte. Dopodiché carichiamo leggermente il nostro unique gauge ogni volta che questo personaggio utilizza lo switch ability. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi una volta che il gauge è carico e si attiverà una volta. Più 30% al danno inflitto non cancellabile, annulleremo la distruzione carte per 20 count, annulleremo la riduzione del ki per 20 count e annulleremo la riduzione delle sfere del drago per 20 count. Applichiamo i seguenti effetti noi stessi ogni volta che siamo colpiti da una special move ultimate o awaken, mentre abbiamo lui in battaglia, sul campo di battaglia. Recuperiamo gli HP del 10% per 3 volte, carichiamo lo switch gauge del 70% e più 20% al danno inflitto per 20 count. Okay. Questo era Goku. Passiamo a Bardock, colore verde, tag stessi di prima, switch ability, switchiamo in Goku, diventiamo blu, recuperiamo il 10% da HP e il ki di 40, accorciamo di 2 il tempo di sostituzione, mi sa di sì, 20% al danno inflitto per 20 count, card draw speed aumentato di 1,
Z ability sempre identica. Strike, proprio come Goku, immagino sia identica. Tutto per il momento. Blast, recupera il ki. Special move. Sono massive impact damage. Lui si la l'SM invece delle verdi. Sì. Ok. Sì. Quindi sì, 50% allo special move damage inflitto per 3 count, blocca le special move, anti-endurance, perfetto. Carta verde, applichiamo okay. I seguenti effetti all'attivazione. Ci peschiamo una strike, più 50 di ki, più 15% al danno inflitto per 15 count, più 15% all'health restoration per 15 count, anti-cover per 5 count, possiamo combarci un po' quello che ci pare. Se lo unique gauge è pieno, stessa identica roba di prima, ci mettiamo il 20% sul damage cut avversario. Poi, unique numero 1, più 20% sui lineage of evil, infami. I seguenti effetti si attivano quando il personaggio entra in battaglia. Carichiamo lo switch gauge del 40%, recuperiamo il ki di 20, più 50% al ki recovery non cancellabile che ci resterà. 100% è rimasto. Infliggiamo all'avversario un meno 25% di health restoration per 15 count. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi in base al numero di volte che hittiamo con Strike o Blast. Prima volta più 20% al danno inflitto, seconda volta anti-cover per 5 count, terza volta 25% al critical rate per 15 count, a fino al 50% però. Gli danno un blocco perché sennò sarebbe una roba schifosamente sgravata, raga. Continuare a buffarlo all'infinito. Il tutto si resetta con cambio personaggio switch. Applichiamo i seguenti effetti a noi stessi quando l'avversario switcha personaggio mentre abbiamo lui in battaglia. Più 20% al danno inflitto per 10 count, più 10% allo stray damage inflitto per 10 count, più 30% al key recovery per 10 count, meno 5 di costo per le blast per 10 count. E anche qua ci peschiamo una special move quando il gauge è pieno e facciamo tag switch per una volta soltanto, però quindi una volta con Goku e una volta con Bardock. Unique numero 2, cover sempre sulle strike combabile con le special move, i seguenti effetti, ok, abbiamo il cannot be defeat identico a Goku, immagino, carichiamo lievemente lo unique gauge, sembra tutto identico anche qua, raga. Sì, anche qua. Sì, sì, è sì. Tutto uguale, guys. Qua si caricherà. Allora, anche qua dobbiamo farlo sia con Goku che con Bardock. Cioè, non è una roba condivisa questa dello unique gauge carico del 30% di danno inflitto e poi annullare la distruzione carte, distruzione chi. Ah, ok. Sì. Possiamo attivare una volta con Goku e una volta con Bardock. E per finire, stesse identiche cose di prima. A me, raga, sembra un buonissimo personaggio così su due piedi. Vi ringrazio tutti, fatemi sapere. Cazzo, dovete farmi sapere che mostacco la live. In bocca al lupo a tutti, raga. Un bacione.